Mi tira più, non mi tira più, per i più addetti che non sanno il francese, ma un tempo io fui un caimano, più andavo avanti e più me lo facevo in mano. Nel 44 sui monti di Nizza, vicino a Natizza, ho goduto senza neanche guardarlo, talmente era elettronico, altro che computer e software, era un Doberman, abbaiava addirittura, wow 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 stai fermo, wow 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 stai fermo, gli doveva gridare. Comprai a Mentone vicino Menta un collare per tenerlo fermo, perché mi andava in tutte le piazze. La gente non poteva camminare, al tal punto che un vigile mi ha appeso sulla cappella una multa di 2000 lire. Altri tempi, altre storie, altri orgasmi. Feci anche la Parigi-Roubaix, ma mi rubarono la bicicletta da Roubaix e mi ritirai in campagna a sognare la fregna. Che bella che era! Quattro peli, un buco e due gambe, ma non mi tira più. Non c'è niente da fare. Vedo di tutto. Network, chita è morto, ma non succede niente. C'è anche la mamma di una vicina che viene ogni tanto di nascosto a farmelo in mano, ma non succede niente. Rimane fermo come rabbizza nella quarta corsa dei cavalli di Fort Worth. Niente, tutto fermo e bloccato. Quando arriva la mamma di JR, isterica ma non troppo, e comincia a slinguettare, non succede niente neanche allora. E allora lì mi piglia il panico. Difatti c'è uno ha detto che nella stanza dice: panico, panico, panico. È l'unico momento che mi viene un po' barzotto, come i vestiti, vestiti barzotto. Ma anche allora non succede niente. L'unica emozione che mi dà è quando io domando a te chi ti piace. Mi piace Pippo Baudo. Da voi. Mi chiamo Joël Menton, non mi tira più, ve l'ho detto già prima, quante volte lo devo dire? E che cazzo, spuma, metto un'altra canzone, Totò, sempre uguale, chiama Jacqueline, andiamo da Raffaele, chiama Picazzi, Pace, Pipoli, anche Preda, Panzo, le sorelle Bolivar, la Forcora.